Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Jesus.
Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 47. Una mattina non ricordo tanto bene, credo che erano passati circa 3 mesi che continuavo a stare sempre nel letto, mentre stavo nel solito mio stato, viene il mio dolce Gesù con un aspetto tutto amabile, da giovane, circa l'età di 18 anni. Oh, quanto era bello! Con la sua chioma dorata e tutta inanellata, pareva che incatenava i pensieri, gli affetti, il cuore. La sua fronte serena e spaziosa, cui si rimirava come da dentro un cristallo l'interno della sua mente, e si scopriva la sua infinita sapienza, la sua pace imperturbabile. Oh, come mi sentivo rasserenare la mia mente, il mio cuore. Anzi, le stesse mie passioni innanzi a Gesù si atterrano e non ardiscono darmi la minima molestia. Io credo, non so se sbaglio, che non si può vedere questo Gesù così bello se non si sta nella calma più profonda, tanto che il minimo alito disturbo impedisce di ricevere una sì bella vista. Ah sì, al solo vedere la serenità della sua fronte adorabile, è tanta l'infusione della pace che si riceve nell'interno, che credo non ci sia disastro, guerra più fiera che innanzi a Gesù non si acquieta. Oh mio tutto e bello Gesù, se per pochi momenti che vi manifestate in questa vita comunicate tanta pace, in modo che si possano soffrire i più dolorosi martiri, le pene più umilianti, con la più perfetta tranquillità, mi sembra un misto di pace e di dolore. Ma che sarà in paradiso? Oh, come sono belli i suoi occhi, purissimi, scintillanti di luce. Non è come la luce del sole che, volendo guardarla, offende la nostra vista, no. In Gesù, mentre è luce, si può fissare benissimo lo sguardo e solo il guardare l'interno della sua pupilla di un colore celeste scuro, oh, quante cose mi diceva. È tanta la bellezza dei suoi occhi che un solo suo sguardo basta a farmi uscire fuori di me stessa e farmi correre dietro di lui per vie e per monti, per la terra e per il cielo. Basta una sola occhiata per trasformarmi in lui e sentirmi scendere in me un certo che di divino. Chi può dire poi la bellezza del suo volto adorabile? La sua bianca carnagione pare alla neve tinta di un colore di rose, le più belle. Nelle sue guance purpuree si scopre la grandezza della sua persona, con un aspetto maestosissimo, tutto divino, che incute timore e riverenza, ed insieme dà tanta confidenza che in quanto a me non ho trovato mai persona alcuna che mi desse almeno un'ombra di confidenza che dà il mio caro Gesù, né genitori, né confessori né sorelle. Ah sì, quel santo volto mentre è così maestoso, poi è così amabile. E quell'amabilità attira tanto in modo che l'anima non ha minimo dubbio di essere accolta da Gesù, per quanto brutta e peccatrice si vedesse. Bello pure il suo naso, che scende in punta finissima proporzionato al suo sacratissimo volto. Graziosa è la sua bocca, piccola, ma estremamente bella. Le sue labbra finissime, d'un colore di scarlatto, mentre parla, contiene tanta graziosità che è impossibile poterlo dire. È dolce la voce del mio Gesù, è soave e armoniosa, e mentre parla esce un tale profumo dalla sua bocca che pare non se ne trovi altro sulla terra. È penetrante in modo che vi penetra tutto, si sente scendere dall'udito al cuore e oh, quanti affetti produce. Ma chi può dire tutto? Poi è tanto piacevole che credo che non si possano trovare altri piaceri, quanti se ne possono trovare in una sola parola di Gesù.
La voce del mio Gesù è potentissima e operante, e già nello stesso atto che parla opera ciò che dice. Ah sì, è bella la sua bocca, ma dimostra più la sua bella grazia nell'atto del suo parlare, mentre si vedono quei denti così nitidi e così ben aggiustati. Ed esce il suo alito di amore che incendia, saetta, consuma il cuore. Belle sono le sue mani, soffici, bianche, delicatissime, con quelle dita così artificiosamente fatte, e li muove con una tale maestria che è un incanto. Oh, quanto sei bello, tutto bello, mio dolce Gesù. Ciò che ho detto è niente della vostra bellezza, anzi, mi pare che ho detto tanti spropositi. Ma che vuoi da me? Perdonami. È l'ubbidienza che così vuole, da me non avrei ardito di farne parola, conoscendo la mia insufficienza. Questo testo ci consente anzitutto di sognare di fare un salto nel paradiso e di percepire con la vivissima, vivida descrizione che fa Luisa, appunto qualche pallore della bellezza di Gesù, che appunto non è assolutamente rappresentabile da intelletto umano. Qui ne abbiamo una percezione, ovviamente in forma infinitamente distante rispetto a chi, come Luisa, di ciò che descrive ne ha fatto esperienza concreta. Però questa contemplazione dell'umanità di Gesù ci fa comprendere anche alcune espressioni che Luisa dice, no? Una sola parola di Gesù, cioè sentire dire, non lo so, io mi chiamo Leonardo, se Gesù venisse e dicesse Leonardo con la voce sua, io penso che si morirebbe all'istante. Lei dice: non esistono altri piaceri in tutta la terra che si possano paragonare al gaudio, al diletto che verrebbe solo dal sentire una parola di Gesù, escluso tutto il resto. Teniamo poi presente che quello che Luisa descrive è la santissima umanità di Gesù. E sappiamo che l'umanità di Gesù è l'umanità del Figlio di Dio, ma non è la divina essenza. Quindi tra questo e la visione beatifica ci passano altri abissi, insomma, di inimmaginabili diletti, ecco, diciamo così. Allora, cosa trarre da questa meravigliosa contemplazione? Tante cose. Anzitutto dovremmo trarre un'occasione per innamorarci maggiormente di Gesù e del cielo e comprendere anche, no, quelle espressioni che Gesù usa nel Vangelo quando dice che bisogna posporre tutto e lasciare tutto per amore suo, no? Noi generalmente percepiamo nella nostra limitatezza sensibile, molto umana, percepiamo questo come una limitazione, no? Ah, perdo qualcosa, devo lasciare qualcosa, devo privarmi di qualcosa. Ecco, ma questa nostra percezione è appunto una percezione malata di umana volontà e quanto più profondamente erronea. Eppure noi dobbiamo pensare che questa bugia è la molla con cui il demonio fa fare a tutti gli uomini quello che vuole lui, cioè quello che vogliono loro. Perché il motivo per cui le persone stanno lontane da Dio, dalla fede, dalla Chiesa, se ci facciamo attenzione, qual è? È perché hanno un'idea della, chiamiamola genericamente, religione, intesa in questo senso. Se mi avvicino a Dio, poi mi tocca andare a messa, poi non posso bestemmiare quando mi arrabbio, poi non posso divertirmi, poi non posso andare a donne, poi non posso fare questo, poi non posso fare quell'altro. Quindi si rappresenta tutta quanta una serie, tra l'altro, di cose molto molto piccine e si ha la percezione che sì, se mi avvicino troppo,
Poi queste cose le perdo e poi la libertà mi diminuisce e poi la vita si intristisce. Questo è. Se noi ci facciamo caso, se ci pensiamo, facciamo attenzione, magari chi è stato qualche periodo lontano da Dio potrà anche attingere dalla propria esperienza. Questo è quello che si pensa. Come se stare vicino a Dio significasse perdere qualcosa. E non vale l'argomento, dice sì, ma Luisa l'ha visto Gesù e io non l'ho visto. No, figlioli miei cari, no. Perché quelle cose certamente che qui ella gode in maniera straordinaria, però dobbiamo sempre ripensare, questa è una scuola viva, dice dopo 3 mesi che stavo in quel mio solito stato, ecco, ricordiamo che Luisa ha accettato insomma l'offerta come vittima e sofferenze impressionanti. Tormenti del demonio, ubbidienze estreme, stato di impietrimento, digiuni, vomiti, tutte le altre cose che abbiamo visto nella meditazione precedente. Insomma, non è che Gesù arriva così dall'oggi al domani. Per questo che i mistici dicono sempre che i maestri di spirito, non i mistici, i dottori della mistica, dicono sempre che non si possono, non si devono desiderare le grazie straordinarie, perché le grazie straordinarie. Punto primo, noi non abbiamo nessun diritto, insomma, ovviamente, no? Neanche se fossimo i più grandi santi della terra, quindi figuriamoci essendo poveri peccatori, ma anche perché queste grandi grazie portano sempre con sé grandi croci, sono due realtà indisgiungibili, e più grandi sono le grazie, più grandi sono le croci, sia come preparazione, sia poi anche come esecuzione, insomma, perché non è che Luisa aveva finito ancora qui, assolutamente, insomma, di soffrire, di offrirsi a Gesù, no? E quindi, però, quindi tutto quanto proporzionatamente a questo che noi viviamo, cioè noi sappiamo che la grazia presuppone la natura, la porta a compimento, ma anche la gloria presuppone la grazia, cioè che significano questi discorsi da teologia dogmatica, no? Significa certo, questa è un'esperienza straordinaria, d'accordo? Quindi sta nell'ambito del soprannaturale puro, ma noi abbiamo la grazia santificante ordinaria, quindi tutto quello che qui c'è di straordinario viene in qualche modo percepito, avvertito dall'anima in via ordinaria. Perché se Luisa dice: se ti guarda Gesù, ti entra una tale pace e serenità nel cuore che diventa assolutamente imperturbabile, beh, chi comincia a qualche volta, come dire, ad affacciarsi, come dire, aprire la porta, a mettere il naso appena appena dentro il regno della divina volontà, io penso che questo qui lo avverte, cioè tutte le volte che noi abbiamo un'esperienza autentica di Dio, anche quando il Signore ci manda qualche consolazione sensibile, avvertiamo una profonda pace del cuore, una profonda gioia. Scusate, perché bisogna anche dirle queste cose qui, un amore ardente nei suoi confronti, cioè pur non avendolo mai visto, Gesù ti attraverso la grazia le corde del nostro cuore, e chi ne ha fatto esperienza di questo lo sa benissimo, senza ricorrere a niente di straordinario, quindi senza che sia affatto necessario passare alle fasi superiori, diciamo così, della vita di orazione che introducono nei cammini. Che si dicono, insomma, con un termine che a me non è che mi fa troppo impazzire, mistici. Chi si addentra nella via dell'orazione, nella via della contemplazione, nel regno della divina volontà, queste cose comincia piano piano, gradualmente, a farne esperienza. E anche se noi non abbiamo visto la bellezza dei suoi occhi, un solo sguardo di Gesù, uno sguardo vivo, dato con i suoi occhi completamente stupendi, voi pensate Luisa che guarda la pupilla e attraverso la pupilla, che vedi attraverso la pupilla di Gesù? Chi lo sa, gli occhi miei cari, insomma. Cioè, si entra dentro l'anima del figlio di Dio fatto uomo, no? Forse si percepisce anche qualche bagliore, qualche fulgore della sua divinità, cioè deve essere qualcosa di assolutamente impressionante, no? Però dice, guarda, basta uno sguardo e ti fa uscire fuori di te stessa e ti fa correre dietro di lui per vie e per monti, per la terra e per il cielo.
Allora, certo, questa è una cosa forte, una cosa. Però anche qui io vi parlo, insomma, da sacerdote, insomma, da persona che conosce, insomma, qualche anima che fa un po' di direzione spirituale, no? E quando un'anima, sono rare, d'accordo? Molto, molto rare. Ma quando un'anima comincia a pregare, non a dire le preghiere o a fare qualche pia devozione, no? Ma trova dei tempi, degli spazi, soprattutto davanti all'Eucaristia, soprattutto dopo la comunione. Beh, non così, ecco, ma qualche cosa lo avverte. Io so che anche pregare bene le ore della passione, specialmente alcuni passaggi, alcuni momenti, insomma, certo, se uno sta a pregare le ore della passione con la testa per aria, è certo che, come dire, stanno un po' in superficie della nostra anima, no? Ma se uno le prega con partecipazione, con intensità, certo questo non sempre dipende da noi, è anche una grazia di Dio ordinaria, ma sempre una grazia, no? Però io suggerisco sempre, cioè tutti i passi delle ore della passione, dove comincia Luisa a dire ti bacio la mano destra, la mano sinistra, il piede destro, il piede sinistro, ti bacio le labbra, ti bacio il costato, ti bacio il collo, ti bacio il viso, ti bacio gli occhi, le orecchie. E queste si possono pregare, come dire, sì, unendo, va benissimo, no? Unendo la nostra anima a questi gesti spiritualmente, quindi mentre li dico, la mia anima li compie appunto in maniera spirituale, ecco. Oppure lo posso fare in maniera molto molto materiale, se mi si perdona, insomma, che è usando il crocifisso. Io lo suggerisco sempre, cioè. Fino a quando, cioè mai, cioè quando però nostro Signore non si facesse proprio veramente vedere da noi, noi abbiamo una risorsa, io invito insomma a considerare, adesso ho scritto recentemente, proprio la settimana scorsa, 2 settimane fa mi ricordo, insomma, un articolo su Settimana di Padre Pio sul Concilio II di Nicea, cioè dove la Chiesa ha dovuto condannare quei folli che dicevano che non si possono fare le immagini di Gesù e di Maria perché altrimenti uno è idolatra, che se scritto nella Bibbia non ti farà immagini alcuna di ciò che sta lassù nel cielo, ma sì, questo varia per l'Antico Testamento, ma Gesù e Maria sono due persone molto molto visibili, così come, quindi a voglia, non solo che possiamo, dobbiamo farci una rappresentazione e non soltanto per guardarli. Voi sapete, uno sguardo d'amore dato a una statua della Madonna, non pensiamo, non, cioè, non bisogna pensare che è una cosa da mezzi invasati, da mezzi mattacchioni, insomma, ecco, da persona un po' troppo devota, squilibrata, che, ecco. No, quello sguardo d'amore produce effetti in noi e produce effetti anche nella Divina Maria, perché quello sguardo d'amore la Madonna lo vede e lo accoglie. E quello sguardo d'amore, come tutti gli atti di amore, questa è teologia ascetica, se tu lo fai, fa crescere dentro di te l'amore che c'è per la Madonna. Questo è un principio indiscutibile dell'ascetica, perché le virtù crescono in noi con la ripetizione degli atti. Se io prendo il crocifisso e do un bacio ai piedi di Gesù, l'amore mio verso Gesù aumenta, questo potete stare proprio tranquilli, non c'è proprio nessunissimo dubbio. Stessa cosa se gli bacio le mani, stessa cosa se gli bacio le labbra, se gli bacio il costato, le spalle, qualunque cosa. D'accordo? Non bisogna avere paura di fare queste cose qui, come se dice ma come faccio a baciare Gesù? Gesù le vuole queste cose qua, t'hanno scritte, tutti i santi le hanno fatte e come esperienze del tutto singolari, insomma, di alcuni mistici ci confermano, anche se qualcuno che ha, come dire, molte viste umane ne resta un pochino perplesso o peggio scandalizzato, cioè di persona stessa Gesù ha fatto fare certe cose, capite? Quindi non semplicemente sul crocifisso o su una statua, ma quando era dinanzi alle sue cioè, divine innamorate, chiamiamole così, insomma, no? Se ne sono state, siamo la Santa Veronica Giuliana, una Santa Margherita Maria Alacoc, la Santa Gertrude, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Santa Maria Maddalena Antica, anche se non sappiamo quasi niente di lei, Luisa, e chi lo sa quante altre ce ne stanno, perché capite,
la nostra conoscenza è molto limitata, è molto imperfetta. Quindi tu prova a fare le ore della passione con calma, prenditi un bel crocifisso vicino, non è a tutte le ore che succede questo, però spesso saranno almeno 7-8 volte nelle ore della passione. Diciamo che una volta ogni 3 volte ci stanno i baci, d'accordo? Io questo penso di non essere molto lontano dal vero, no? Come proporzione. E tu comincia ogni volta con tutto l'amore che sei a dare un bacio a Gesù e vedrai se non ti senti, insomma, che comincia nel tuo cuore a partire, insomma, l'amore per Gesù. E non dico, vabbè, che faresti per correre dietro di lui per vie, per monti, per la terra e per il cielo. Questo, insomma, certamente è uno slancio estremo causato da un contatto soprannaturale con Gesù, però sicuramente. Gli vorrei un pochino più bene di prima. Prima di rinnegarlo ci penserai 2 volte, prima di far finta di non conoscerlo ci penserai 2 volte, prima di fare una cosa brutta che tu sai che a lui non piace ad occhi aperti, non lo so, tipo dire una bugia, ci penserai 2 volte, insomma, no? Quindi quando noi entriamo in contatto con queste realtà straordinarie, che peraltro dobbiamo, tra l'altro, scusate il peraltro e tra l'altro, dobbiamo anche pensare una cosa, cioè che nel regno della divina volontà una qualche sorta di esperienza forte di amore di Dio, questa Gesù l'ha promessa, capite? E parla anche in termini, insomma, che lasciano spazio a chi gli piace sognare, a sognare parecchio, quindi grazie portentose, prodigi mai visti, usa questa espressione. Adesso noi non dobbiamo dire, ah, entro nel regno della divina volontà perché non vedo l'ora di gustare prodigi portentosi. No, i prodigi portentosi sono un accidente. Noi dobbiamo entrare nel regno della divina volontà perché quella è la nostra felicità in sé, anche se non ci fosse nulla di bello collegato a questa cosa. Il problema è che non è possibile che non ci sia nulla di bello, perché la divina volontà è bella, d'accordo? È l'espressione, come dire, esplicitata di ciò che Dio è, cioè dell'amore. Quindi incontrando lei inevitabilmente si incontrano queste cose, nella misura, nelle forme e nei gradi che poi la grazia e la divina provvidenza dispone, no? In ogni caso, per queste grazie straordinarie, quando noi ci troviamo a contatto con queste letture, no? Anche per trarne sempre alimento spirituale per il nostro cuore, vale un po'. Avete visto quando i Vangeli ci raccontano i miracoli di Gesù? E tu dici che me lo legga a fare il racconto di un miracolo che Gesù guarisce il cieco, ma io tanto cieco non ci sono e quindi questo non mi riguarda. No, figlio mio, ti riguarda e come? Perché tutti i miracoli che Gesù operava nel corpo sono simboli, figure di quelli, tra l'altro, più importanti e a lui più cari che opera nell'anima. Sta tranquillo che se ti funzionano bene le pupille, per grazia di Dio, e i nervi ottici, e sta tutto a posto. Sicuramente la tua anima in tutto e in parte è cieca, questo ci può proprio mettere la mano sul fuoco e quindi Gesù ha molto da guarirti interiormente, no? Ultima cosa che possiamo trarre qui è, vedete, questa percezione del tratto di Gesù che ci fa anche un po' capire, numero uno, quali devono essere le priorità, diciamo così, nell'esercizio delle nostre virtù, no? E numero due, anche se e quanto la vita di Gesù, anche attraverso la grazia ordinaria, è in noi per togliere tutte quante una serie di illusioni spirituali. Allora, se Gesù è così amabile, d'accordo, dolce, nei modi, da un lato molto molto, vedete anche, no? Dice molto molto maestoso, ma è anche pieno di condiscendenza. E lo vedete anche nei nostri rapporti interpersonali, no? C'è chi è troppo distaccato, troppo freddo, ma anche chi, come dire, dimentica i proverbi popolari che la confidenza è la madre della male creanza. Quindi c'è uno stile che dobbiamo imparare, bello, divino, nei nostri rapporti interpersonali, che ha come modello appunto questo modus di Gesù, no? E poi c'è la sua amabilità. Quindi sull'amabilità, quindi sul modo con cui noi ci presentiamo, trattiamo il prossimo, non finiremo mai di esercitarsi abbastanza, perché ci sarà sempre qualcosa da correggere e in cui crescere, ed è sempre poco quello che si fa. Quindi
Così come la pace infinita, quindi quella quiete profondissima, ecco, che si avverte in Gesù e che lui rinfonde, è anche, come dire, una spia del nostro stato interiore. È chiaro che se uno, ma questo vale anche per i pensieri, per le tentazioni, no? Cioè, te frulla una cosa per la testa, tu devi, piano piano dobbiamo imparare, insomma, a dirgli fermate, tu chi sei, che vuoi? Perché se è una cosa che mi fa, che avverto subito il turbamento, avverto una certa agitazione, avverto che non mi fa stare bene, io questo gli dico: senti, tu vedi di andartene da dove sei tornata, perché tu non sei un pensiero che viene dal mio Signore Gesù, non lo sei. Ecco, quindi vattene a casa tua perché io a te non te voglio. Ecco. Similmente, pensate insomma alle persone, i Vangeli di queste domeniche in cui cade questa meditazione, no? Ieri Gesù, insomma, ipocriti, quelli che andavano a fare la domanda tendenziosa, dobbiamo pagare il tributo a Cesare, non gli importava niente di pagare il tributo a Cesare, no? Volevano cogliere in fallo Gesù, e volevano cogliere in fallo Gesù semplicemente perché Gesù era santo e loro no, questo era il motivo, no? Quindi gente, e tra l'altro che si pensavano di essere santi, perché farisei sono l'emblema di questo, no? Se te pensi di essere tanto santo, insomma, ecco, se ti pensi che sai già tutto, se te pensi che spari giudizi a destra e a manca e non c'è niente da correggerti, beh, figlio mio, nessuno, se sei tanto superbo, potrà convincerti del contrario, però abbi almeno l'accortezza di sentire le risonanze interiori del tuo cuore e della tua anima, perché se tu stai inquieto e stai agitato, d'accordo, come stanno inevitabilmente le persone che vivono così, ma stai tranquillo che Dio non c'è dentro di te, puoi farti tutte le illusioni che vuoi, Dio non c'è. E se Dio non c'è, fosse questa voglia veramente lui una lampadina che ti si accende e ti spinge a cambiare rotta, a cambiare cammino, perché ecco, i farisei avevano la capa tosta, dicono a Napoli, E sono stati, come dire, non si sono lasciati convertire da Gesù, ma anzi lo hanno fatto fuori, umanamente parlando, insomma, è giunto a tale livello il loro odio da giungere a farlo fuori, ovviamente pensando di dare grandissima gloria a Dio e di aver eliminato dalla circolazione il falso profeta, il bestemmiatore, come dicevano loro, no? Che si era azzardato a farsi uguale a Dio e figlio di Dio. Ecco, quindi queste considerazioni, poi andiamo verso la conclusione, servono anche ad essere decodificate, diciamo così, in via ordinaria per capire i tratti caratteristici. Se Gesù è presente nella tua anima, è presente con queste disposizioni, perché Gesù è così. Se queste disposizioni non ci sono, nella tua anima è presente altro, d'accordo? Siccome sappiamo che quell'altro Gesù è molto tassativo, apodittico e lapidario. Chi non è con me è contro di me. Se non c'è Gesù, arrivaci da solo su chi c'è a muovere le redini della tua umana volontà e a farti camminare di male in peggio. E quando vuoi provvedi, perché ricorda sempre, quell'amabilità che ha Gesù è tale e tanta che non c'è nessuno che per quanto brutto e peccatore si veda, possa o debba dubitare di essere da lui accolto. O Divina Maria, tu conosci molto bene
questi tratti di Gesù e vedendo lui quasi vediamo te. Adesso dobbiamo ricordarlo perché Gesù l'hai fatto tutto e solo tu. Il patrimonio genetico della sua umanità non è uno scherzo. Miracolosamente è stato solo il tuo. Non c'erano 23 e 23, c'erano 46, tutti i tuoi. Ecco, quindi a prescindere da alcune cose, ecco, che possono essere state in parte trasmesse dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, però indubbiamente la somiglianza di Gesù con te era fortissima, vivissima. E se questo ci rallegra di gioia nel sapere anche te, ecco, bellissima come sei, dall'altro ci infonde, ecco, la sicura speranza, ecco, anzi certezza, che gli effetti che produce Gesù nell'anima sono esattamente gli stessi che producono la tua presenza nell'anima. E quindi anche le anime che ti sono devote, che si dicono mariane, ottieni la luce per discernere, ecco, che anche essere mariani non basta dire qualche rosario, per carità, cosa molto buona ogni tanto, non basta fare gesti esterni di devozione, portare il rosario tra le mani, tutte quante cose ottime, santificanti, portare catene e catenelle, fare consacrazioni frettolose, poi, come dicesti tu, a un grande maestro di spirito, gente che mi ha dato tutto di sé in un attimo di entusiasmo e poi se l'hai ripreso un po' alla volta. Ecco, quindi anche le anime mariane devono fare un buon esame di coscienza alla luce di queste considerazioni, chiaramente traslate e decodificate, cosa che è semplicissima, insomma, da farsi, e vedere se la loro devozione a te è autentica, perché la devozione vera e autentica a te porta inesorabilmente alla santità e a una grandissima unione con Gesù. Se questo non c'è, non è certamente perché non, tra virgolette, funziona la tua meditazione, ma perché non funzioniamo noi. E forse, come è tipico purtroppo di tanti esseri umani, che sono molto superficiali, molto formali, guardano molto all'apparenza e poco al cuore, ecco, come dice Gesù, potremmo stare in questa condizione. Ma questa condizione, se la accettiamo, la riconosciamo, la scopriamo come tale, la portiamo ai tuoi piedi e soprattutto con il tuo aiuto, la nostra volontà si risolve fermamente a cambiare registro. Ecco, non dobbiamo avere assolutamente dubbio che questo diventerà realtà, anzi che il cielo non sta aspettando altro, proprio per riempirci di quelle grazie che fino a quando rimarremo chiusi nella nostra punto superficialità saranno sempre impossibili da vivere e perché appunto impossibili da comunicarsi a anime che ne sono completamente indisposte a riceverle. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Santissima Madre prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risolvi il tuo decadimento per vivere nel Divino Volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, nel nome dello Spirito Santo, comunichi di imprimere nel tuo amore il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, arricchita e benedita di ogni bene e virtù della tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio e il mondo della carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create affinché tu le ricevi tutte benedette da lui, ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto finché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il
il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.